Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova intervista di Radio Terragna Rock. Siamo qui con i Linkin Party da Roma. Siamo al Frequency, serata organizzata da CRF, Cimitile Rock Fest. Allora, iniziamo con questa breve intervista. Con chi posso parlare? È uguale? Con te? Allora, com'è nato il vostro progetto? Dunque, il nostro progetto è nato da un'idea di Simone, che grande fan di Linkin Park, ha pensato bene di reclutarci per un tributo, perché in realtà in Italia non esistono così tanti tributi di Linkin Park, quindi lui è stato la mente del gruppo, è lui che è, ci conoscevamo già per altri progetti, suoniamo in una cover Offspring insieme e quindi ha messo in piedi tutto il baraccone. Bello, bello. Quando vi siete formati? Dunque, a fine 2014 in realtà, giusto? Quindi sì, fine 2014, inizio 2015, abbiamo iniziato a fare le prime prove e il primo live in realtà a aprile 2015, quindi dopo 4 mesi già il primo live. E dato che siete così tanti, sì. La formazione, vabbè che è breve, però ha subito dei mutamenti o siete partiti e siete rimasti così? No, in realtà prima di Antonio, che siede alla tua sinistra, è quello là, quello bello, belloscio. L'abbiamo preso solo perché è bello, non perché... L'abbiamo preso per alzare il coefficiente di figaggine del gruppo, in realtà non sa cantare. Avevamo un altro rapper prima di lui, Andrea, che salutiamo, che per varie vicissitudini ha deciso di proseguire per altri lidi, e noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Andrea, che suonava precedentemente in una cover band di Linkin Park che non esiste più, in Meteora, che salutiamo. E per il resto la band è sempre stata la stessa. Ok, un'altra domanda abbastanza interessante, dato che comunque ci sono stati dei mutamenti nella band, nei Linkin Park, voi spaziate su tutto quello che è Linkin Park o in un periodo preciso? Noi facciamo brani da Hybrid Theory fino ai giorni nostri, perché i fan di Linkin Park sono molto vari, abbiamo gente dai 12 ai 40 anni, quindi vogliamo abbracciare un po' tutto il mondo Linkin Park, dalle prime più metal alle seconde più dance. Infatti questa domanda mi ricollego, c'è stato proprio questo cambiamento, sì. È una grande fetta dei Linkin Park, quella storica, quelli vecchi, comunque c'è stato un, diciamo, si sono divisi, sì. Voi che ne pensate di questo cambiamento anche strutturale dei Linkin Park su questo senso, in questo senso? Allora, fammi dire una cosa, io non pensavo fosse così intelligente, l'ho scoperto adesso facendo l'intervista. No, è vero, i Linkin Park sono cambiati, come è anche normale che sia per un gruppo che è partito quando avevano, in Hybrid Theory avevano più o meno 20 anni, adesso ne hanno 40, quindi è normale che ci sia stata un'evoluzione anche musicale, sono cresciuti musicalmente, poi come dicevi tu, alcune persone hanno continuato a seguirli, altri li hanno abbandonati, si sono creati nuovi fan. Noi per quanto è possibile cerchiamo di coprire l'intera discografia. Se posso dire, io preferisco i vecchi Linkin Park, cioè quelli, parlo di Hybrid Theory e Meteora, peraltro, perché sono due album che per me hanno segnato, esatto, due, che perché a parte che hanno segnato la mia adolescenza, cioè io quando avevo 18 anni ascoltavo Hybrid Theory e Meteora, e hanno segnato comunque la scena nu metal, nel bene o nel male sono stati tra i pionieri insieme ai Korn, gli Slipknot. Adesso ne manca qualcuno, ma sicuramente i Disturbed, quindi sì, i Limp Bizkit, per grande Fred Dust Biscuit, per carità. Quindi sì, noi, diciamo, a me piacciono prevalentemente, infatti siccome la scaletta la decido io e vedrete che noi facciamo tutte le vecchie, delle nuove ci dispiace, ne facciamo qualcuna perché qualcuna comunque merita. Io mi diverto di meno, però va bene così. Se mi chiedi i miei due album preferiti sono i primi due. Hybrid Theory e Meteora. Bene. Ok, proprio parlando di canzoni,
Avete un cavallo di battaglia, qual è quello che... Non mi dite in the end perché chiudo... No, chiudo qua. Ce ne sono due, allora è... Il primo cavallo di battaglia è quella che ci viene meglio e poi il cavallo di battaglia in realtà varia di sera in sera rispetto alla risposta del pubblico, perché tante volte abbiamo un pubblico più giovane. Hai detto esatto? Esattamente, sì. No, nel senso, ogni volta che facciamo una serata la gente sceglie il nostro cavallo di battaglia chiedendocelo nel bis o comunque richiedendocelo ancor prima di farlo, quindi... È una bella soddisfazione non averne uno solo, ma averlo ogni volta uno diverso. Perfetto, perfetto. Allora, questa ne voglio una di ognuno di voi, perché sicuramente ce ne sarà stata qualcuna diversa per ognuno. Lo spero. Parti tu, vai. Allora, fai la aspetta, non l'ho letta, infatti l'avete letta tutti, ma... la tagliamo e poi la spariamo. No, noi siamo terroni e andiamo avanti così, non tagliamo un cazzo. Allora, qual è la cosa più strana che vi è successo durante un vostro live? Questa è la domanda del nonno, il bassista bevuto. Vai, io ce l'ho facile, e peraltro è una cosa più che strana, brutta, nel senso che finito un concerto a Pescara... È vero! Sono stato costretto a fermarmi, anzi ringrazio l'ospedale di Chieti perché ho avuto una colica renale impressionante e quindi nel viaggio di ritorno mi sono dovuto fermare e ho fermato, siccome guido sempre io la macchina, ho dovuto fermare anche tutti i miei compagni che abbiamo passato una splendida notte in compagnia dell'ospedale di Chieti, che però ringrazio, sono stati gentilissimi e... Ci vediamo presto. Di Chieti. Però ecco, questa è la cosa bella, pensa alle brutte. No, e mentre io e il batterista stavamo già a casa dormendo da ore. Questa cosa. Ero ubriaco marcio e lui mi ha fermato dicendo: guarda Silvio, chiama un'ambulanza che sto male. E io ho detto: cioè, stavo proprio malissimo, peggio di lui, e non capivo se era per me l'ambulanza o per lui. Però... A quest'ora era morto Simone. Bene. Evento di potenza, vabbè, lasciamo perdere. Oddio, non me lo ricordo. Forse la cosa più strana, la cosa più strana è che c'è stato rinviato un concerto per la morte di un personaggio molto influente che viveva nella piazza dove noi avremmo dovuto suonare. Per decoro. Peraltro è morto durante il soundcheck, quindi ci sentiamo anche parzialmente anche colpa nostra. Che cazzo è questa musica? L'avete fatto secco proprio. Sì, perché ci hanno proprio detto abbassate il volume, fate troppo casino. Sta morendo. E noi pensavamo che stessero scherzando per farci smettere. E invece alla fine è morto. Questa penso sia la cosa più strana che ci sia capitata. Credo. Diciamo che da quando facciamo le interviste credo che anche sia la cosa più strana che ho mai sentito io. Quindi, per adesso sì. Allora, voglio una dedica, voglio che voi ci fate una dedica di qua, lato In the End a cappella, il ritornello. Aspetta, perché loro sanno cantarla a cappella, ma sono più bravi a cantarla a cazzo. Quindi se volete a cazzo vanno benissimo. A cappella di cazzo. Bravissimo, perfetto. Ok, dai. Bene, allora. I've tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I have to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Questa è solo per voi di Radio Terronia. Yeah! Linkin Party, Frequency, Radio, Terronia. Roma! Yeah!